È la terza prova della Challenge Lucca Versilia e sarà assegnato grazie al 70esimo circuito versiliese Memorial Manfredi Cirano, l'organizzazione dell'Unione Sportiva Pozzese che proprio nei pressi della propria sede fa sì che ci passi sempre il percorso. Un percorso diviso in due parti, bello articolato, con una prima parte che prevede il circuito attraverso ovviamente Pozzi, Marzocchino, Ripala Centrale, Vallecchia, Pietrasanta, Pontestrada, Ponte Rosso e Querceta, da ripetere per tre volte. Dopodiché, dopo la centrale Serravezza, Rosina, Ponte Stazzamese, la risvolta Rosina, Serravezza, Centrale, Vallecchia, Pietrasanta e l'arrivo a Pozzi, con due volte da affrontare la salita. Appunto sono gli allievi di scena, andiamo a vedere chi sono coloro che hanno animato la gara: la San Miniato Santa Croce, la Molinello Servetto, la Cycling Team Valdera, il team Mamma e Papà Fanini di Livorno, il Velo Club Empoli, la Vecchianese, la Casano, la Butese, la Ciclistica Cecina, il Gruppo Sportivo Carli Cooperativa La Variante, il Velo Club Carrara, la Seano One, la Pozzarello, la Mobilieri Ponsacco, il team Alessandro Versilia, la Casano e la Monte Carlo Ciclismo. Prima di partire, un minuto di silenzio alla memoria di William Ganzaroli. Presente anche il presidente provinciale Battaglia, che cura anche un po' la Challenge Lucca Versilia. Partiti in questo istante gli atleti che daranno vita a questo 76esimo circuito versiliese, che ricorda anche la memoria di Manfredi Cirano. Avvio appunto per quanto riguarda la categoria allievi, e saranno 80 i chilometri da percorrere. Il circuito percorso ve lo abbiamo già ricordato, con una prima parte che prevede questi tre giri pianeggianti, mentre la seconda parte con la doppia ascesa con la salita, che quindi sicuramente renderà un po' più impervia e ardita la gara. È la mattina del 2 giugno, quindi per il momento le temperature si sono mantenute piuttosto gradevoli, e quindi questo a tutto vantaggio dello spettacolo, con i ragazzi che proprio subito in partenza si mantengono compatti, non sembrano intenzionati a partire a forte velocità, a far selezione subito fin dai primi chilometri, quindi avvio veloce e tranquillo. C'è anche la possibilità di scambiare due parole con chi si trova accanto, e noi ne approfittiamo appunto per vederci lo spettacolo di questo gruppo che tranquillamente affronta i primi chilometri di questo 76esimo circuito versiliese. Abbiamo detto che l'organizzazione è a cura della Unione Sportiva Pozzese. Siamo ai primi chilometri di gara e non cambia la situazione, perché il gruppo si mantiene compatto, e a fare l'andatura con il dorsale 72 è Luca Bibbiani del team Alessandro Versilia. Eccolo qua, infatti, sta facendo l'andatura, però per il momento la situazione è più che tranquilla. Dicevamo appunto, l'Unione Sportiva Pozzese è la società organizzatrice ed è proprio di fronte alla sede della Pozzese che passiamo più volte. Ovviamente c'è da fare un ringraziamento a quegli sponsor che sono vicini alla società, come la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, o la ditta di giardinaggio Massimo Manfredi, la Comid, oppure ancora un ringraziamento al bar Mario, così come alla AR Assicurazioni o la Versilia Calor, ma comunque va fatto un ringraziamento così come all'Eurospin della Querceta di Serravezza. Dicevamo un ringraziamento veramente a tutti coloro che rendono possibile sia la realizzazione di gare come questa, ma anche la possibilità per la Pozzese di mettere in strada tanti ragazzi in varie categorie, appunto, che si danno poi battaglia. 17esimo chilometro di gara, c'è da registrare praticamente il primo attacco di giornata. Protagonista col dorsale 84 Leonardo Pollastrini della Monte Carlo Ciclismo. Al suo inseguimento a 17 secondi sono segnalati 4 atleti, con il numero 2 Alessio Bartalucci della San Miniato Santa Croce, con il dorsale 63 Matteo Magrini del gruppo sportivo Ponzarello, che adesso sta facendo l'andatura, con il numero 11 Andrea Mariani della Molinello proprio in seconda posizione, col dorsale 58 per il Velo Club Seano One Alessio Arena. Di fatto però il gruppo
si è riportato sui quattro contrattaccanti, che così si rialzano, mentre adesso ci siamo portati al 24esimo chilometro di gara. Non cambia la maglia al comando, perché è sempre un portacolori della Monte Carlo Ciclismo, però questa volta è Andrea Fattorini che sta provando questo tentativo in solitaria. Una volta quindi acciuffato il suo compagno di squadra, che era Pollastrini, che era stato il protagonista del tentativo precedente, ci prova adesso con il numero 85 Andrea Fattorini. Eccolo qua, ancora un atleta della Monte Carlo Ciclismo che sta provando ad animare queste prime parti di gara. Siamo comunque vicino al 30esimo chilometro di gara, quindi ancora è lunga la strada da percorrere, praticamente mancano ancora una cinquantina di chilometri all'arrivo. Alle spalle dell'atleta della Monte Carlo Ciclismo, alle spalle di Andrea Fattorini, il gruppo è compatto. Siamo al passaggio appunto dalla zona arrivo, che indica tre giri ancora da percorrere. Dicevamo gruppo compatto, che sembra anche abbastanza disinteressato dell'azione di chi si trova al comando. Comunque 13 secondi in ritardo del gruppo dalla testa della corsa, mentre prova ad inseguire l'atleta che si trova al comando, Valerio Rossi del gruppo sportivo Butese, proprio con il dorsale 33, diventa di fatto l'immediato inseguitore dell'atleta della Monte Carlo Ciclismo, anche se veramente i distacchi sono minimi e quindi niente da fare. Quando siamo al 33esimo chilometro di gara è stato annullato il tentativo dell'atleta della Monte Carlo Ciclismo e ci prova col dorsale 54 Filippo Mancini del Velo Club Seano One. Eccolo qua, tutti i tentativi in solitaria in questa prima parte del 76esimo circuito versiliese. Adesso appunto il protagonista è Filippo Mancini, che convinto della sua azione spinge a pieni pedali per cercare di mettere più strada possibile tra lui e gli immediati inseguitori, e infatti arrivano a 55 secondi di ritardo due atleti. Col dorsale 84 ancora una volta Leonardo Pollastrini della Monte Carlo Ciclismo, insieme a lui con il numero 78 Carlo Zoppi della Casano. Questi due atleti sono appena evasi dal gruppo all'inseguimento appunto dell'atleta della Velo Club Siano One, che si trova solitario al comando. Sembra buono l'accordo per i due inseguitori, anche se sono segnalati a 55 secondi di ritardo. Lasciamo andare anche loro per capire a quanto si trova il gruppo. 1 minuto e 10 secondi il ritardo per l'avanguardia gruppo, quindi tutto, di tutto rispetto l'azione dell'atleta del Velo Club Siano One, Filippo Mancini, che si trova solitario al comando, perché comunque ha 1 minuto e 10 secondi di vantaggio sul gruppo, dove a fare l'andatura col dorsale 44 è Thomas Simoncini del Velo Club Carrara 1961. Gruppo comunque ancora piuttosto numeroso. E adesso siamo al 38esimo chilometro di gara ed è sempre solitario al comando Filippo Mancini del Velo Club Siano One, che quindi sta insistendo nella sua azione, e sono sempre due gli immediati inseguitori, quindi praticamente non è cambiata la situazione. Sempre Mancini al comando e sempre due immediati inseguitori e il gruppo. Questa è la situazione, sono leggermente cambiati i distacchi, adesso andremo anche a controllarli. Lasciamo andare appunto l'atleta solitario al comando Filippo Mancini del Velo Club Siano One per capire com'è la situazione. Infatti sono sempre due gli immediati inseguitori, sempre per la Monte Carlo è Leonardo Pollastrini col dorsale 84, mentre col dorsale 78 adesso a fare l'andatura è Carlo Zoppi appunto della Casano, che adesso sono segnalati a 30 secondi di ritardo. Quindi hanno recuperato qualcosa i due immediati inseguitori dall'atleta solitario al comando, da Mancini. Adesso si stanno anche sincerando con la nostra telecamera di quanto sia il loro ritardo. Lasciamo andare anche loro per capire il ritardo del gruppo. Anche il gruppo ha recuperato 43 secondi il ritardo del gruppo, dove adesso a fare l'andatura col dorsale 93 è proprio Lorenzo Bertolini del Velo Club Carrara, questa volta dell'affiliazione Ligure,
però è Bertolini appunto che adesso sta facendo l'andatura sulla testa del gruppo. Siamo all'inizio della salita e Mancini è stato recuperato da Pollastrini e da l'atleta della Casano, da Zoppi, che sta facendo l'andatura, e quindi si è formato questo terzetto al comando. Adesso è Zoppi che sta facendo l'andatura con Mancini in seconda posizione e Pollastrini in terza posizione, che in realtà sembra accusare anche un po' di fatica in questo tratto piuttosto duro di salita. Zoppi sicuramente nella salita ha il suo terreno migliore, mentre Mancini, magari anche considerando la fatica che ha durato poco fa in tutto il tratto di strada che ha affrontato da solo, accusa un po' la fatica ma fa la sua parte e si pone affiancato al suo compagno di avventura, mentre Pollastrini risulta leggermente più attardato. Questa salita la dovranno affrontare per due volte, questa appunto è la prima volta che la stanno affrontando, quindi vediamo però che si sta avvicinando anche l'avanguardia gruppo. Pollastrini è già nel mirino dell'avanguardia gruppo e praticamente minimi, forse 10 secondi il vantaggio per la coppia al comando, ma forse anche qualcosa meno. E quindi infatti una prima parte del gruppo si riporta proprio sulla testa della corsa e adesso si pone decisamente al comando Tommaso Dati, l'atleta della San Miniato Santa Croce, che abita proprio da queste parti, quindi probabilmente conosce molto bene la zona. E quindi adesso è arrivato il momento anche per lui di provare a fare la differenza. Infatti scollina per primo sul tratto di salita, sicuramente c'è stata selezione nel gruppo, già una prima parte transitata, adesso vediamo transitare anche tutti gli altri corridori, sicuramente tanti gli atleti che ancora fanno parte della corsa, del gruppo vero e proprio, però sicuramente c'è una bella selezione. Adesso sicuramente la discesa che sarà conseguente alla salita servirà a qualcuno per recuperare dalla testa, però è pur vero che sicuramente gli atleti che transitano adesso avranno un po' più di difficoltà, anche perché, come abbiamo già ricordato, questa salita sarà poi da affrontare nuovamente. Si è formato un quartetto sulla testa della corsa. Col dorsale 62 è Mattia Veneziano del gruppo sportivo Pozzarello, con l'86 è Luti Ancola della Monte Carlo, con il numero 5 Mattia Pellegrini della Molinello e con il dorsale 27, adesso proprio a fare l'andatura, della Casano è Nicolas Dova. Interessante questo quartetto che si è formato sulla testa della corsa, dove adesso è Cola che sta facendo l'andatura per la Monte Carlo Ciclismo e poi passa col dorsale 62 Mattia Veneziano a fare l'andatura. Sembra buono l'accordo tra questi 5 atleti al comando. Ci piace sottolineare la presenza della Molinello Servetto a questa gara. Viene spesso in Toscana a correre questa formazione, ma avendo partecipato già alle prove precedenti della Challenge ed essendo proprio al comando, sicuramente vuole ben figurare. L'immediato inseguitore del quartetto che abbiamo appena indicato, segnalato a 10 secondi di ritardo, è Marco Cecchi della Monte Carlo Ciclismo, che però di fatto anticipa il gruppo appunto si riporta su di lui, quindi possiamo parlare di 4 atleti al comando e gruppo all'ultimo rilevamento tempi a 10 secondi di ritardo. Siamo in vista dell'ultimo passaggio dalla zona arrivo ed è cambiata la testa della corsa, perché sono sempre 4 gli atleti al comando, ma abbiamo con il dorsale 38 Alessandro Rocchicchioli della ciclistica Cecina, con il 27 ancora Nicolas Dova della Casano, con il 62 ancora Mattia Veneziano della Pozzarello e con il 90 ce l'ha fatta Marco Cecchi, eccolo qua l'atleta della Monte Carlo che adesso fa parte della testa della corsa. Quindi 4 atleti al comando e questo è il gruppo invece che insegue alle spalle, con la Molinello che sta facendo lavoro di attacco per cercare di recuperare, mentre la Monte Carlo Ciclismo invece sta provando a stoppare i vari tentativi. Giornata abbastanza calda, infatti Mattia Pellegrini chiede rifornimento per quanto riguarda la sua situazione ovviamente. Il gruppo è segnalato dai 4 atleti al comando a 23 secondi di ritardo.
Eccoli qua, gli atleti che stanno componendo la testa della corsa e siamo ormai in vista dell'inizio della salita. Ci stiamo preparando ad effettuare per la seconda volta la salita con i quattro atleti al comando, con Rocchiccioli della ciclistica cecina a fare l'andatura, poi la volta di Dova che passa a fare il passo sulla testa della fuga, la testa della Casano, poi con il numero 90 Marco Cecchi della Monte Carlo Ciclismo e l'atleta ovviamente della Pozzarello col dorsale 62 è Mattia Veneziano. I quattro atleti al comando all'ultimo rilevamento tempi hanno 45 secondi di vantaggio sull'avanguardia gruppo, dove adesso a fare l'andatura è Tommaso Pozzolini della Butese, che cerca collaborazione con chi gli si trova a rota, ma per sua sfortuna ha un atleta della Monte Carlo che ovviamente lavora per il proprio compagno di squadra e infatti non sembra esserci buon accordo tra chi sta inseguendo. Ci prova tutto solo Tommaso Perazzolo del Cycling Team Valdera, e questo però, tutte queste azioni in solitaria o qualcuno che prova con qualcun altro ma poi non gli viene dato il cambio, è a tutto favore di chi si trova al comando. Adesso l'atleta del Cycling Team Valdera ha fatto un po' il vuoto tra il gruppo, infatti gli atleti della Butese stanno provando a ricucire lo strappo, ma buona l'azione della Monte Carlo che fanno da stopper, perché ricordiamo che Marco Cecchi è sulla testa della corsa. Sono quattro appunto gli atleti al comando e adesso andremo ad affrontare la salita per l'ultima volta. Eccoci qua, ormai siamo recuperati tutti coloro che sono evasi dal gruppo, eccoli qua i quattro atleti al comando all'inizio della salita. Continua quindi l'accordo tra i quattro atleti con Dova, Nicolas Dova adesso che si è posto a fare l'andatura, tutti e quattro i ragazzi sulla testa erano in punta di pedali, è veramente arcigno questo tratto di strada con Rocchiccioli che si mantiene in seconda posizione con il dorsale 90 sulla destra della Monte Carlo Ciclismo e Cecchi, mentre sulla sinistra col dorsale 62 della Pozzarello è Veneziano, giusto per dare l'esatta composizione della testa. Qui ci preme fare una piccola puntualizzazione su chi è a fare il rifornimento, perché in questo fine settimana di gare piuttosto denso non sarebbe stata la prima volta che succedeva una cosa del genere. Sono giornate calde, è giusto fare il rifornimento ai ragazzi, non solo ai propri ma a tutti i ragazzi che stanno correndo, però bisogna farlo nel modo corretto, gli si corre accanto, gli si dà l'acqua, si cerca di fare il rifornimento ma non si entra in mezzo alla strada. Se casualmente quello a cui vogliamo fare rifornimento si trova dalla nostra parte opposta, né si tira la borraccia né si entra nel mezzo cercando di mettere in pericolo il ragazzo e chi sta facendo rifornimento. È una puntualizzazione necessaria a quanto pare, perché in questo fine settimana ne sono successe più di una, con qualcuno anche che è dovuto andare all'ospedale per ovviare alla propria condotta. Per fortuna questa volta è andato tutto per il meglio e Dova è primo a passare sul Gran Premio della montagna. Alla sua ruota Cecchi, poi Rocchiccioli e Veneziano. Si sono però, come dire, sono andate a diminuire i distacchi tra chi si trova alle spalle, perché sono già transitati i primi atleti che di fatto anticipano il gruppo, infatti 10 secondi in ritardo per l'avanguardia gruppo. Ovviamente anche in questo caso grande selezione, se il primo passaggio sulla salita aveva fatto selezione lo sta facendo ancora di più il secondo passaggio, anche perché ormai siamo a meno di 15 km dalla conclusione, quindi si entra anche nel vivo della situazione. Ci siamo riportati sulla testa della corsa perché è andata a rinfoltirsi questa, perché è rientrato sulla testa anche col dorsale 35 Gregorio Butteroni della ciclistica cecina. Questo è Veneziano della Pozzarello, Dova della Casano, Cecchi della Monte Carlo, ovviamente Rocchiccioli sempre della ciclistica cecina, quindi quest'ultima formazione può contare su due atleti al comando. A 15 secondi questo drappello con il numero 1 Filippo Cecchi della San Miniato, con il 5 Mattia Pellegrini della Molinello e poi ancora abbiamo con il dorsale 47 Lorenzo Martignoni del Velo Club Carrara, ma di fatto questo terzetto è l'avanguardia gruppo, che quindi è a circa 15 secondi dalla testa quando mancano meno di 5 km alla conclusione. Sono sempre 5 atleti al comando, perché ricordiamo è rientrato Gregorio Butteroni nel tratto di salita e con la discesa conseguente. Adesso è Cecchi che si sta portando a fare l'andatura, ma è vicinissimo il gruppo
è davvero vicino il gruppo, quindi adesso i ragazzi dovranno valutare se aspettare il gruppo o provare a fare qualcosa. La sensazione è che stiano aspettando che il gruppo li riprenda, provare a risparmiare quelle poche energie che gli restano, mentre sicuramente il più attivo è Gregorio Butteroni, che è stato anche l'ultimo a rientrare sulla testa della corsa, quindi potrebbe avere anche qualche energia più fresca da utilizzare rispetto al suo compagno di squadra Rocchiccioli, che invece era già fuori da qualche chilometro in più. Quindi l'ultimo a desistere è sicuramente l'atleta della ciclistica cecina, Gregorio Butteroni, che sta continuando nella sua azione, mentre la sensazione è che alle spalle, infatti, alcuni componenti della fuga hanno già, si sono già rialzati, ma sono veramente minimi distacchi. Quindi possiamo parlare praticamente di un gruppo compatto, seppur allungato. E quando mancano 3 chilometri alla conclusione, la nostra sensazione è confermata dalle immagini. Gruppo compatto, quindi adesso si comincia a studiarci, gruppo che va a occupare interamente la sede stradale, quindi callandature, potrebbe essere l'occasione buona per un attacco dalle retrovie, come ci prova l'atleta del Velo Club Carrara, che ha provato a sfruttare questo momento di indecisione, ha piazzato l'attacco che potrebbe essere quello decisivo, ed è proprio Lorenzo Bertolini del Velo Club Carrara che ha provato a piazzare questo attacco decisivo, però si rende conto che non ha vita facile e quindi si rialza. Sono stati soprattutto gli atleti della Monte Carlo Ciclismo che hanno rintuzzato questo attacco, molto attivi anche gli atleti della ciclistica cecina, veramente scatti contro scatti in questo finale. Adesso a provarci è Flavio Santucci della ciclistica cecina, che adesso sta provando a fare la differenza, ma non sembra convinto, sa che non gli viene lasciata troppo a strada. In realtà, con un po' di convinzione in più potrebbe anche provare. Infatti si rende conto che la sua azione potrebbe essere decisiva, prende nuova linfa, nuova lena e continua nella sua azione. L'atleta della ciclistica cecina con un atleta, ci sembra riconoscere, della Monte Carlo Ciclismo, che è l'immediato inseguitore ed è frapposto tra lui ed il gruppo, ma noi ci siamo adesso portati sull'arrivo per sfruttare, per vedere le fasi conclusive, per capire come andrà a concludersi questo 76esimo circuito versiliese. E le informazioni ci dicono che sarà volata, perché si è ricompattata la testa della corsa, sarà volata, riconosciamo le maglie della San Miniato Santa Croce insieme anche a quelle della Monte Carlo davanti a tutte le altre, ma è Tommaso Dati a vincere su Mirko Faveti della Monte Carlo Ciclismo, terzo Gabriele Arzili sempre per la San Miniato, quarto Alessio Riccardi della Pozzarello, quinto Federico Arioli della Molinello, sesto Valerio Rossi della Butese, settimo Lorenzo Martignoni del Velo Club Carrara, ottavo Fabio Malucchi della Pozzarello, nono Tommaso Perazzolo del Cycling Team Valdera e decimo Carlo Zoppi della Casano. Questo è il rallentatore, le immagini della volata che ha visto Dati vittorioso, e adesso andiamo a sentire le interviste che abbiamo raccolto. Tommaso Dati per la San Miniato Santa Croce, un epilogo a ranghi compatti, non si può che essere soddisfatti. No, siamo tutti più che soddisfatti. Questa gara si pensava che si decidesse sullo strappo, ma niente da fare, si è decisa con una volata di gruppo. E infatti siamo riusciti a raggiungere un grande primo posto e un terzo, più di così non si poteva fare. Hai una dedica per questa vittoria? E volevo dedicare questa vittoria a tutta la mia squadra che ha fatto un lavoro eccezionale, a mio nonno che ora non è potuto venirmi a vedere, a familiari e a tutta la squadra. Mirko Favetti della Monte Carlo Ciclismo, oggi anche il caldo ha reso la corsa particolarmente dura. Sì, è stata una corsa molto dura, specialmente la salita che era lunga. Più che la salita è stato soprattutto duro il primo pezzo di falso piano. Comunque sono riuscito a rimanere con i migliori fino in cima e poi a giocarmela in volata e ho colto un secondo posto. A completare l'ottimo lavoro della San Miniato Santa Croce anche il terzo posto per Gabriele Arzilli. Oggi non si poteva chiedere di più. Sì, oggi si puntava a far bene. All'ultimo chilometro avevamo messi tutti bene. Poi ringrazio gli altri due compagni che sono Filippo Cecchi e Bartalucci, che ci hanno dato una grande mano, e poi in fondo in volata siamo riusciti a cogliere questo terzo posto e primo. Ettore Bazzichi ha iniziato la sua carriera ciclistica proprio nell'Unione Sportiva Pozzese, una squadra che ancora continua a avere atleti e a organizzare gare. Sì, io ho cominciato a correre nell'Unione Sportiva Pozzese nel 1973 come esordiente.
Poi sono passato nella Copilunada a Lucca e Liaverti, finché dopo all'età di 22 anni sono passato professionista nella Magniflex di Prado e del padron Franco e Giuliano Magni. Questa società è nata nel 1931, questo è il 76esimo circuito ciclistico versiliese. Sono felice di essere di far parte di questo raggruppamento come organizzatore di questa manifestazione. Gianfranco Battaglia, presidente del comitato provinciale lucchese, siamo alla terza prova della Challenge Lucca Versilia, la lotta è sempre serrata. Sì, un'ottima organizzazione, una bella gara, peccato che tutti gli anni arrivava un po' frazionata, oggi invece è arrivata tutti insieme. Infatti c'è qualche difficoltà, ma insomma con il photo finish si vede benissimo. E ormai è la gara più anziana di Lucca, 76esimo, è una tradizione, la curano con insomma fa altre gare la Pozzese, ma questa qui la curano con particolare. La maglia gialla è di nuovo la maglia gialla, qui c'è il vincitore Dati Tommaso e la maglia gialla è confermato dal corridore della Molinello Servette, che arrivando quinto è riuscito a mantenere la maglia. L'ultima gara sarà il 21 agosto a Piano di Momio. Fortunato Angelini, presidente dell'Unione Sportiva Pozzese, oggi tutto è andato per il meglio, non si può che essere contenti. Bellissimo spettacolo, una giornata meravigliosa, tanti ragazzi, tanti colori. È stata una bellissima festa, 76 anni di questa attività, tanti volontari, il percorso messo in sicurezza con oltre 50 volontari, per cui un grazie a tutti, un grazie va agli amici e soci della Pozzese, un grazie va alle amministrazioni comunali e a tutte le collaborazioni dal SER al CB di Stazzema, agli ASA, insomma un bilancio estremamente positivo. Faccio solo un appello agli amici, alle istituzioni, ai cittadini e agli sportivi della Versilia. Manteniamo questo bello spettacolo. Sono 76 anni, continuiamo, ognuno di noi a dare un proprio contributo e un grazie anche agli sponsor che ci permettono questa bella gara. Allora, nell'idea di continuare, possiamo dare appuntamento al 2018? Io me lo auguro e faremo di tutto noi perché ci si riveda e sia ancora un bel appuntamento, tanti giovani, tanti colori, un percorso bello, una bella giornata. When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day.